Italia! Tutte storie, signori miei, credete a me. Gerarchi si vive, specialmente quando l'Italia che questo signore sta chiamando è questa. Che ne dite? È il caso di diventare nazionalisti? Beh, vediamo cosa ne pensano gli altri. Per me io direi di sì. Anch'io, anch'io. E tu? Io ho detto... Olimpia, non hai cuore! Il commendatore si è spaventato e non può rispondere. Sfido io, con quello che sta succedendo in casa sua... Io comincio a preoccuparmi. Fantasmi, teschi, gerarchi che muoiono. Ma non si tratterà mica di una storia lugubre, di uno di quei film del brivido. Ma sentite le fesserie che sta dicendo questo speaker. Ma vi pare che io... E noi due che ci staremo a fare? Lascia perdere, c'è capitato uno speaker Roscimo unito. Non ha capito niente. Ma sì, va bene, mi sono sbagliato. Accidenti però, come sono suscettibili questi. Dite a noi! No, no, per carità. Dunque, vediamo di capirci qualche cosa. Un castello. Che si tratti di un film di cappa e spada. Questo ancora non ha capito che film è. Ora glielo dico io, basta che non scocci più. Grazie, molto gentile. Però vorrei indovinare da me. Forse è un film romantico, sentimentale. Abbiamo avuto un incidente. Papà. Ah, e i danni a quanto ammontano? Con il ritardo del notaio i danni saranno incalcolabili. Ho detto a quanto ammontano i danni. Niente, papà, guidava Giocondo. Chi è questo Giocondo? E Giocondo è fatto. Oh, ricominciamo da capo. Chi è? Chi? Il bacchè? Il fantasma, papà! E... Ah! Il fantasma! Ecco, ci sono, è un film politico. Allora, delle ragazze in tenuta succinta, un ambiente misero e tetro, puoi vedere che è un film neorealista. No, no, niente roba di censura, per carità. Il film è insomma... Ah, fino a questo punto siamo elettrizzati, eh? E va bene, adesso le do un bacetto e basta. Ma che mi frega del bacetto? Dammi le pillole. Chi ha parlato? Nessuno. E nessuno guida. Questa è una macchina che va da sola. Cretino! Oh, credo di aver capito da solo. È soltanto un film allegro, un film divertentissimo, brillantemente interpretato da Aldo Fabrizi, Luigi Pavese, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Hélène Chanel, Yvonne Monlow, Vittorio Concia, Carla Calò, Vicky Ludovisi, Ubaldo Lai e Raimondo Vianello. Permettete? Giocondo Rubacavallo, barone di Roccanera. Un barone che ne combinerà di tutti i colori nel film più spassoso. Beh, cerchiamo di essere modesti. Diciamo in uno dei film più spassosi, più divertenti, più originali dell'anno. Venite a vedere Gerarchi si muore. Mi ringrazierete di avervelo consigliato. Ricordate, Gerarchi si muore. Gerarchi si muore.